chiedere, mi ha colpito molto il ragionamento su cambiare la mentalità, i paradigmi, e quindi ti volevo chiedere, uscendo un attimo dal discorso fitness, diciamo, se posso applicarlo anche nella vita privata per altri obiettivi. Ovviamente Il resettare anche la mente, le credenze. la risposta è sì, e quello che ti voglio dire è questo: il corpo non è altro che l'insieme di quello che tu credi di te stesso. Se tu credi di te stesso che non sei un granché, mi dispiace dirlo, ma il tuo corpo rifletterà quello. Poi si ragiona sulle cause, si capisce come tagliare le gambe a queste credenze, che sono su ciò che tu devi fare, interne e esterne. Questo non c'era modo poi di dirlo, ovviamente, non c'era il tempo. Però tu devi applicare questo a tutta la tua vita. Ma quando tu incominci ad applicare questo a uno spicchio immaginario di un ideogramma che ricalca la tua vita, immancabilmente per osmosi questo spicchio di ideogramma ti prende tutta la vita. Cioè tutto quello che fai, la parte fisica, la parte mentale, la parte finanziaria, la parte sentimentale, la parte sociale, qualunque cosa. Quindi se tu dici io posso applicare quel genere di situazioni anche, sì, iniziare anche dall'aspetto fisico. Un casino di persone che conosco ha iniziato a vedersi meglio fisicamente, guarda caso sentimentalmente stanno bene. Ma tutto parte dal corpo, ma sai perché? Perché il corpo è visibile a te stesso e agli altri. Ovvio che lui ci ho mente e lo sfrutto in competenze mentali. Sì, benissimo, ma tu quando ti guardi allo specchio non riesci a vedere queste competenze mentali, vedi solo il tuo corpo, quindi il corpo è la copertina. È brutto da dire, ma se tu fai un libro con una copertina che fa schifo, sì, va bene, il contenuto è bellissimo, ma lo compri te e tua sorella se va bene, o tua mamma. Per fare un libro che colpisce ci vuole anche una copertina, e mi dispiace dirlo, ma il vestito fa il monaco. È così. Quindi se tu tieni veramente a te stesso e vuoi cambiare, tu incomincerai a cambiare immediatamente, ma cambierai dappertutto. Okay. E incomincia dalla parte che tu credi che sia meno importante, perché spesso invece è quella più importante perché è quella che tu releghi in fondo. È tutto qua. Quindi io non so più come sgolarmi, sono sgolato anche lì fuori, poi mi arrabbio proprio. Io passo molto velocemente dallo sgolarmi e dall'arrabbiarmi, perché una cosa che non tollero è quando uno decide deliberatamente di farsi del male su se stesso. E allora lì mi incazzo totale. Allora, se stai già affogando, ti butto anche l'acqua addosso. Io sono fatto così. Però se vuoi darmi una mano per tirarti su, io ti prendo per mano. Ma se tu, capendo che io ti do la mano, mi espongo, vengo ancora più là con la mano e tu dici no, un problemone. Quindi inizia a fare il passo, ok? Intanto fallo. Io qualunque dici, io è inutile che dica che sono un uomo di successo, è la verità. Lo dico senza problemi, senza falsa ipocrisia. Come l'ho ottenuto agendo, punto. Non sapevo cosa dovevo fare, quindi o vivi da pecora o vivi da leone, o vivi da pollo, non c'entra chi è qua giustamente, o vivi da aquila. Daniele ha scelto di vivere da aquila. Tu come ti chiami? Luca, okay, non ti vedo. Scegli di vivere da aquila. Alla fine è chi sono io? Punto. Non è cosa vuoi fare, ma è che persona vuoi diventare, che sono due cose completamente diverse. Ti ho risposto? Ok.